alla modernità. E quando io ho visto la fotografia, quella fotografia che mi fa vedere i manichini, i quattro poliziotti, i quattro avieri che sono schierati lì in via Fani, e constato che tutti e quattro hanno la pistola sulla destra, cioè reggono la pistola mitragliatrice nella mano destra. Io vorrei chiedere, ma il MAP che aveva Borucci, l'M12 che aveva Fiore, il fucile mitragliatore che aveva Borucci, questi erano residuati di guerra. Non sono pistole mitragliatrici moderne che si reggono con una mano sola. Guardate, ho fatto il partigiano, quelle armi le ho adoperate. Dico che occorrono due mani. Perché si è riprodotto una fotografia in cui è irreale mostrare ciò che non può essere vero? Perché anche parlando con gli stessi brigatisti che hanno tirato fuori le pistole dai borsoni, dalle borse, poi sono pistole che non si reggono e non permettono che tu spari, devi avere due mani, devi usare due mani. Perché non raffigurare la realtà nel momento in cui tu vuoi dimostrare che gli sparatori sono quelli? Mostrali per quello che effettivamente possono aver fatto. Ecco, è un esempio molto semplice, molto, che mi dà però l'idea di un lavoro non fatto con molta attenzione. Avrei preferito un esame attento, approfondito, sulle perizie precedenti, sulla perizia Ugolini e De Vito, sulle perizie Salsa e anche col contributo di altri, e poi in rapporto proprio a quello che sono certezze acquisite, poi avrei voluto dialogare. Invece si affermano, come in questo servizio che ci ha letto oggi la Benedetta, si affermano cose che non sono veritiere, vabbè, sono titoli di giornali, però non è vero che sono recuperati i proiettili, tutti i proiettili, anzi sappiamo che c'è una parte di proiettili che non sono stati ritrovati. La nuova prova viene fatta dopo che una parte dei proiettili sono andati perduti. Adesso sono particolari, ma quello che più è difficile digerire è che ci siano dei proiettili boomerang, che si spari da destra, da sinistra, che si spari da sinistra e si colpisca da destra. Cioè, i proiettili hanno una traiettoria, e pensare di adagiare i corpi in relazione ai proiettili ricevuti, perché sarebbero stati ricevuti da sinistra, io questo non lo posso ammettere, perché in un caso specifico c'è il fatto della descrizione in cui viene trovato il corpo di Rivera, che è colpito da sinistra ed è accassiato sul fianco destro, ma è stato prima colpito da destra, e quindi lui il corpo non lo poteva mostrare facendo la capriola. O insomma, nel suo caso c'è uno che gli ha sparato da destra, come c'è un altro che gli ha sparato da sinistra. Ecco, per quello che ho potuto leggere,
Molto sommariamente io mi propongo uno studio ricorrendo però anche a degli specialisti. Noi dovremmo fare questo, andare proprio da coloro i quali sappiamo che ci possono dare un contributo in materia. E veniamo ai problemi e alle domande che mi sono state poste. La prima è questa relativa alla magistratura, e qui dovrei parlare molto perché c'è tutta la mia storia a proposito della ricerca della forzatura, se possiamo dire, per avere una nuova perquisizione in via Montenevoso. Quanto ho presentato un'interrogazione parlamentare, sono venuto a Milano a parlare con Pomarici, sapendo qual è l'iter solito, perché dopo un'interrogazione parlamentare di solito il ministro, prima di prendere una decisione, interpella il magistrato. E quando sono arrivato nell'ufficio di Pomarici ho visto che mi ha letto il fonogramma che lui aveva già spedito al ministro, che negava la possibilità di fare una nuova perquisizione. In definitiva io chiedevo, sulla base di un'informazione che mi era stata data da Azzolini, che abitava in quell'appartamento, che mi aveva detto che c'erano i manoscritti di Moro, una fotocopia dei manoscritti di Moro, che lui aveva, ma aveva detto la verità, perché dopo le perizie dimostreranno che quei fogli, alcuni di quei fogli portavano le sue impronte digitali, che lui aveva nascosto questi manoscritti di Moro dietro, in un nascondiglio che aveva costruito dietro la scarpiera, dice, sotto la finestra c'è una scarpiera, dietro la scarpiera ho costruito un piccolo intercapedine, ho fatto il nascondiglio e lì ci devono essere dei soldi, ci deve essere un mitra russo e ci devono essere senz'altro i manoscritti in una cartella. E difatti poi troveranno tutto questo, ma che fatica ci è voluto, senza però ottenere nessun risultato. Ricordo che quando uscì la prima edizione della Tela del Ragno, l'Espresso organizzò a Milano un dibattito tra me, Pomarici e Spataro. E di nuovo io riproponevo la esigenza di fare la perquisizione. L'avevo chiesta a Pomarici 2 anni prima, me l'aveva negata, ritornavo a rifare questa richiesta e trovai una sordità, una negazione incomprensibile per la verità, poiché mi sembrava che dovesse essere anche compito loro cercare di chiarire questo problema. Invece, fra l'altro, la partecipazione di Spataro, che si era costruita una immagine favorevole di magistrato capace nella battaglia contro il terrorismo, credevo che la sua partecipazione mi avrebbe dato un aiuto. Invece anche lui si schierò con gli stessi argomenti: il covo è stato perquisito metro per metro, mattone per mattone, è stato scavato.